Buongiorno e benvenuti e benvenute a tutti in questa nuova puntata di MasterChef. No, oggi mi sono ritrovato una confezione di asparagi non ancora ammuffiti nel frigo, quindi ne approfitto per farmi un buon risotto agli asparagi. Il risotto in generale che io adoro. Non farò un risotto eccezionale perché non ho voglia di star lì a tostare il riso, fare il burro a parte, eccetera eccetera. Farò un po' un mappazzone, però buono. E in questo video volevo parlarvi un po' di alimentazione vegana e sport da endurance. Amici, colleghi, parenti scoprono che sono vegano e faccio questo tipo di sport, mi dicono sempre: ma come fai con le proteine? Le proteine non sono un problema. Vegano, da ben 10 anni vegano, senza nessun problema, senza nessuna carenza, eccetera eccetera. Tanti mi dicono: ah, ma anch'io volevo provare questo regime alimentare, eccetera, ma poi c'ho carenza di qua, carenza di là. Non si ha carenza di niente, anzi è un po' un luogo comune che si usa dire così in generale, però io vi sfido a trovare tra 10 amici vostri onnivori chi tra loro non ha problemi di alimentazione o di sovralimentazione, panza o valori sballati, carenze di vario tipo, ferro, calcio e via dicendo. Almeno un 30-40% delle persone che conoscete ha problemi alimentari nonostante sia onnivoro, o per problemi di sovrappeso o problemi di carenze dovuti a un'errata alimentazione. Sono pronto a scommetterci la maglietta della lutta dell'anno scorso che qualcuno tra 10 amici almeno 3 hanno un tipo di problema alimentare. E gli alimenti, come li vede il nostro corpo gli alimenti? Vengono visti in macronutrienti e micronutrienti. Non esiste l'insalata, non esiste il tofu, non esiste l'asparago, non esiste la fettina, non esiste l'uovo. Ci sono amminoacidi che vanno a formare le proteine, esistono carboidrati, esistono grassi e tutti i vari tipi e i vari micronutrienti che possono essere sali minerali, elettroliti e via dicendo, vitamine. Non c'è cibo per il nostro corpo, ci sono solamente mattoni che vengono poi utilizzati a scopo energetico, a scopo di costruzione dell'organismo, costruzione delle fibre muscolari, costruzione degli organi, e scambi e intracellulari e via dicendo. Quindi non pensate di mangiare l'uovo e il vostro organismo veda l'uovo, anzi il vostro organismo vede solamente un insieme scomposto di molecole che vanno a formare la composizione di quell'alimento. E come ci si approccia a un tipo di alimentazione di questo tipo? Semplicemente eliminando la carne, eliminando tutto ciò che abbia a che fare con il mondo animale. E la mia non è una scelta salutistica, è una scelta etica. E ripeto, non ho nessun problema. Domando: ok, vegano, ma perché non mangiare un uovo? Perché non mangiare un uovo? Perché, vabbè, ti rispondo.
Questa è una delle domande tipiche che viene fatto, oltre a ma le piante non soffrono, eccetera, eccetera. L'uovo, come sappiamo tutti, non si trova il formaggio. Sì, pure il formaggio, perché non il formaggio? Allora, l'uovo, viene prodotto da galline che vengono coltivate, non vengono, non è la gallina che arriva lì tranquilla e ti pone l'uovo. Tutte le uova che andate a comprare in supermercato vengono da allevamenti più o meno intensivi. Non c'è nessun. Non, adesso le gabbie sono proibite, però il concetto è lo stesso. Se vi vedete un po' di video su come vengono trattate, gestite le galline a scopo di produzione, perché a chi produce galline, ovito, l'uovo bello che vedete nella pubblicità, sono aziende che hanno bisogno di massimizzare i profitti. La gallina animale è considerata solamente come un oggetto della catena di produzione. E non c'è nessun benessere, non c'è nessuna, non c'è nessuna cura verso l'animale, ma è soltanto un'unità di produzione, per citare una nota canzone. E stessa cosa per quanto riguarda il formaggio. Tenete presente che di solito i vitelli sono uno scarto della produzione del latte, perché per fare il latte è necessario che la mucca partorisca, come le persone, è un mammifero, come le persone, le donne. Per avere il latte c'è bisogno di una gravidanza. Il vitello nascendo va a consumare il latte della mucca, e ovviamente va a creare un danno all'industria del latte. Quindi cosa succede? Una volta nato gli si dà il colostro, poi gli si dà un po' di latte artificiale e poi si macella. Questo è da dove arriva il latte che si trova al supermercato. Però tornando al discorso sport e alimentazione, allora, uno il punto principale che bisogna tenere in considerazione è che l'energia che serve per allenarsi viene dai carboidrati. Carboidrati complessi o carboidrati semplici, a seconda del tipo di carboidrato, del tipo di sforzo che si va a creare. E quindi i carboidrati che possono essere derivati dalla pasta, dalla frutta, dalla verdura, da qualsiasi tipo di alimento amidaceo o contenente zuccheri, zuccheri semplici e zuccheri complessi, destrosio, fruttosio, e via dicendo. Quindi, per allenarsi e per fare un buon allenamento di qualità è necessario avere una buona dose di carboidrati all'interno dei muscoli per poter avere quelle reazioni cellulari e chimiche per la trasformazione di energia. Per allenamenti, un altro fattore energetico importante sono gli acidi grassi, soprattutto per quanto riguarda i lunghi o le gare trail o comunque l'endurance, perché a bassa intensità, come può essere uno sforzo attorno al 75% della FC Max, la produzione energetica avviene tramite la beta-ossidazione degli acidi grassi, ossia si bruciano grassi in proporzione maggiore rispetto ai carboidrati. Quindi uno sforzo non intensivo, non impegnativo, il muscolo va a utilizzare sistemi energetici che derivano da questo substrato che
appunto sono i grassi, vengono sempre coinvolti i carboidrati, ma in modo minore. Ma le proteine sì, sono un aspetto importante per l'atleta. Sono un aspetto importante perché permettono la ricostruzione dei tessuti muscolari, permettono comunque, sono anch'esse comunque una fonte energetica perché ad esempio in sforzi molto prolungati nell'endurance, nell'ultra trail appunto, quando i carboidrati iniziano a scarseggiare, si ha un fenomeno che si chiama gluconeogenesi, dove praticamente vengono scomposte le proteine in amminoacidi e gli amminoacidi vengono a loro volta utilizzati per essere trasformati in glucosio e quindi essere consumati per la produzione di ATP. Sì, le proteine ce ne sono. Di vari, grazie, ce ne sono di vari tipi, vengono considerate, si sente spesso parlare di proteine nobili, proteine non nobili, eccetera, eccetera. Qual è la differenza principale tra queste due? È il carico di amminoacidi contenuti all'interno delle proteine. Come sapete, ci sono degli amminoacidi, definiti amminoacidi essenziali e amminoacidi non essenziali. Gli amminoacidi essenziali sono quelli che il corpo non è in grado di sintetizzare da solo, non è in grado di produrre con la sintesi di altri amminoacidi o tramite l'interazione di vari cibi. Quindi è necessario prenderli da fonti esterne, fonti alimentari esterne. Come fa un allora una precisazione su queste proteine nobili? Si dice: ah, la carne ha le proteine nobili, quindi per avere le proteine bisogna mangiare la carne. No, allora la carne che cos'è? La carne è un composto molto simile alla struttura dell'essere umano, perché gli animali sono mammiferi, hanno i muscoli, le muscoli sono composti prevalentemente da acqua, sì, sono composti da acqua e proteine. E le proteine, essendo le stesse proteine che abbiamo noi esseri umani, mangiando quel tipo di proteine si ha una composizione tale da avere la stessa più o meno composizione chimica e lo stesso carico di amminoacidi essenziali. L'uovo è quello che è considerato biologicamente il riferimento per la distribuzione, le quantità, le proporzioni di amminoacidi nel suo contenuto. La soia è un altro alimento molto vicino ad avere una composizione amminoacidica perfetta, molto simile all'uovo. Ma allora, i vegani come fanno? Dove prendono le proteine? Allora, le proteine sono presenti in tutti i cibi, dal broccolo all'arancia, alla soia, alla pasta, il famoso gluten che viene demonizzato, non sono altro che le proteine dei cereali, le proteine del grano. Però che cosa hanno queste proteine? Anche i legumi sono ricchi di proteine, solamente che hanno un aminoacido limitante. Questo aminoacido limitante spesso cosa fa? Essendo limitante, appunto, essendocene meno nella catena amminoacidica, non riesce ad avere una quantità sufficiente per sfruttare al pieno le proteine che vengono riportate, il numero di proteine che vengono riportate, ad esempio, sulle tabelle nutrizionali. Quindi non hanno un alto valore biologico perché non sono pienamente utilizzabili. Però cosa succede? Che combinando ad esempio legumi con carboidrati, con cereali,
si vanno a colmare queste differenze andando a formare una catena e una proporzione di amminoacidi tale che possano avere un alto valore biologico. Combinando i cibi tra di loro si hanno alti valori di amminoacidi essenziali, si trasformano due cibi che presi singolarmente non hanno un alto valore biologico in una miscela con alto valore biologico e quindi con la possibilità di sfruttare appieno quelle che sono le capacità plastiche delle proteine. Plastiche perché si chiamano capacità plastiche perché permettono di ricostruire i tessuti. Le proteine ricostruiscono sia i muscoli, ma ricostruiscono gli organi, insomma, sono molto, molto importanti. Quando vanno prese le proteine? Allora, solitamente ci sono vari momenti in cui sono importanti, è importante assumerle. Nella periodizzazione, diciamo, annuale, sono molto utili nelle prime fasi di costruzione, dove si va a lavorare sulla forza, dove si va a lavorare in palestra, dove si vanno a costruire, diciamo, i mattoni che ci servono per costruire la struttura muscolare che poi ci servirà negli allenamenti più specifici della corsa. E poi soprattutto dopo gli allenamenti molto intensi, fare una ricarica di proteine e mantenere proteine comunque alte ci permette di andare a ricostruire le fasce muscolari che vengono sollecitate, stressate, rovinate, danneggiate da quelli che sono allenamenti intensi e soprattutto e permettono anche insieme ai carboidrati di velocizzare quello che è il recupero muscolare. E i muscoli pesano, quindi fate anche attenzione a non esagerare con proteine e carico allenante ipertrofico, perché poi vi ritrovate sì muscoli prestanti e forti, però poi vi rischiate di trovare anche peso superfluo che vi va a creare problemi. In gara, io come mi alimento? Dove prendo io le mie proteine? Allora, è un discorso lungo, nel senso che il trail runner, l'atleta, comunque ha bisogno di carboidrati, quindi un elevato anche numero di calorie, un TDE, il TDE sono. Diciamo che il fabbisogno lordo delle calorie che si hanno bisogno durante la giornata, che sono la somma del metabolismo basale più la somma delle calorie consumate durante la giornata nelle attività di tutti i giorni, che possono essere il movimento, far da mangiare, lavare i piatti, spostarsi da un posto all'altro, camminare, eccetera, eccetera, più l'allenamento. Cioè, l'insieme di tutte queste attività va a darci il nostro TDE, che è il consumo massimo teorico di calorie durante il giorno. Quindi, questo per dirvi che un consumo di carboidrati è utile sì perché si va a sopperire si va a colmare, si va a compensare il bilancio energetico, però se non si sta attenti nel consumo appunto di carboidrati e grassi è facile anche accumulare grasso corporeo, peso e problemi vari. Quindi io mantengo una quantità di proteine abbastanza elevata durante il giorno, arrivo anche a 100 grammi di proteine al giorno. Quindi, se dovessi assumerle solamente da cereali e legumi, di solito legumi inteso come, anzi, cereali inteso come pasta, legumi intesi come ceci, fagioli, soia, eccetera, eccetera, dovrei mangiare molto cibo il
le proteine contenute, anzi, i valori nutrizionali dei legumi comunque sono molto sbilanciate anche rispetto ai carboidrati, quindi per raggiungere questa quantità di proteine dovrei assumere molte 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 calorie, arrivando anche a 3000 calorie, 3500 calorie al giorno di solo cibo tra virgolette naturale. Quindi diviene molto utile l'utilizzo di tofu, che il tofu non è altro che il risultato del caglio della soia e seitan. Il seitan è il glutine di frumento. Combinati insieme formano un cibo che è molto molto proteico, quindi anche molto saziante, con bassissimo contenuto di carboidrati. Non crea nessun, a meno che non siate celiaci, non crea nessun problema. Io mangio molto proprio molto seitan e molta tofu insieme, sia a pranzo che a cena, pure molto alimenti lavorati con molte proteine sono il tempè. Ricordate che la soia, in particolare, oltre ad esempio il lupino, hanno un valore biologico molto alto, quindi possono essere anche assunti da soli singolarmente senza doverli mescolare con altri cibi. Poi sono molto utili integratori. Io utilizzo, non per fargli pubblicità, però uso da tanti anni questo, che è una miscela di canapa, lupino, riso selvatico e non mi ricordo altro. Non ha soia. È molto pratico. Un misurino contiene circa di 30 grammi, contiene circa 25 grammi di proteine, quindi lo uso per fare spuntini. E dopo gli allenamenti uso molto anche gli aminoacidi ramificati, che sono che aiutano molto nella ricostruzione muscolare. Ciao Gianmarco, nella proporzione 4-1-1, perché con questa proporzione aiutano molto anche nel recupero della fatica. Quindi, ecco questo. Ah, i grassi. Un atleta o comunque nell'endurance i grassi sono molto importanti. Sono molto importanti in generale. Infatti, sottolineo sempre, non sono i grassi che fanno ingrassare, ma sono le calorie. Di usare, non ti piace l'idea di usare integratori? Va bene, io li uso, mi trovo molto bene, sono comodi, mi fanno risparmiare un sacco di soldi e visto che sono io che mi cucino sempre, mi faccio la spesa, li trovo eccezionali, pratici. E poi questi qua da MyProtein sono anche abbastanza economici rispetto a tante tante altre marche, quindi li uso da sempre, da quando faccio sport di un certo livello. E già usare il gel durante la corsa crea problemi. Ma quello dei gel non è perché sono integratori in generale. I gel, allora, prima di tutto devono essere idonei al tipo di sforzo che si va a fare, perché non tutti i gel vanno bene, non tutte le miscele contenute nei gel sono uguali, e dipende anche dal carico salino, e quindi dal carico salino, sì, dalle proprietà osmotiche che hanno, dipende dal tipo di carboidrati che hanno all'interno. Il gel possono creare problemi a livello proprio di assorbimento intestinale, perché con alte concentrazioni di zuccheri e di sali possono
diminuire la permeabilità intestinale andando a creare poi degli intoppi, i famosi crampi addominali. Infatti, uno dei motivi per cui si dice di bere molto dopo il gel è perché si fluidifica, si diluisce molto la miscela del gel stesso. Poi ripeto, ci sono vari tipi di gel e vari tipi di composizione che devono essere idonei al tipo di attività che si sta facendo. Anche la diluizione del tempo è importante. Un gel ogni 10 minuti è esagerato. Un gel utilizzato solamente in momenti, ad esempio nel trail, poco prima di una salita molto impegnativa, dove c'è uno sforzo muscolare, non più solamente a livello di utilizzo degli acidi grassi, ma si va a utilizzare il sistema energetico glicolitico. Un gel aiuta molto perché il muscolo si trova pronto ad utilizzare il glicogeno distribuito nei muscoli grazie al gel, e quindi è più efficiente nella produzione di energia e nella produzione di forza. E gel non andrebbero mai utilizzati insieme a bevande energetiche, proprio per quello che dicevo prima, che si va a creare poi un sovradosaggio di carboidrati e di sali, rendendo la miscela poco assorbibile a livello intestinale, creando quelli che sono i famosi crampi addominali. Poi c'è sempre da dire che il fisico ha bisogno di allenarsi anche all'utilizzo di questi elementi. Non si può pensare di assumere gel così da un momento all'altro senza avere poi possibili problemi, perché il corpo ha bisogno di abituarsi all'utilizzo, a ingerire, a digerire, a distribuire gli alimenti sotto sforzo. Il corpo non nasce per essere in grado di utilizzare al meglio gli alimenti, sintetizzare al meglio gli alimenti sotto sforzo, perché sotto sforzo l'energia, sangue e via dicendo sono impegnati in altri distretti corporei e non tanto nel sistema digerente. Non ho finito il discorso sui grassi, giusto? I grassi. Allora, i grassi, come dicevo, non fanno ingrassare, sono le calorie che fanno ingrassare. Infatti, si possono utilizzare, fare delle diete con elevato contenuto di grassi e proteine e con bassissimo contenuto di carboidrati. Sono le famose diete chetogeniche. Proteine e grassi hanno un alto valore saziante, quindi a parità di calorie di una dieta normale permettono di sentire meno fame. Anche in una dieta ipocalorica con grassi e proteine si sente meno fame rispetto ad una dieta normale con carboidrati. Per quanto riguarda i grassi vegetali, siamo noi vegani siamo un po' più agevolati rispetto agli onnivori, perché non abbiamo quei grassi saturi a catena lunga che si vanno a depositare nelle arterie, che sono difficilmente scomponibili a livello organico, a livello metabolico, e quindi invece di essere bruciati si vanno a depositare nei tessuti. I grassi come gli omega 3, che i famosi omega 3 antiossidanti, che si dice sono presenti solo nel pesce. No, assolutamente no. Io utilizzo l'olio di lino. L'olio di lino, non vengo sponsorizzato per dire questa cosa, però l'olio di lino a freddo del baule volante è un ottimo alimento, è antinfiammatorio. Io
mi trovo meglio con l'olio di lino quando ho delle infiammazioni muscolari che con l'aspirina. 6 grammi di olio di lino per una settimana durante i periodi al giorno, durante i periodi di maggior allenamento mi proteggono da infiammazioni e dolori muscolari, e questo me ne accorgo quando non lo prendo, che mi arrivano le infiammazioni. E un altro grasso molto importante per chi fa sport è l'olio di cocco. L'olio di cocco è un grasso saturo, però a catena corta, che si comporta praticamente come un carboidrato, è altamente energetico, stimola la produzione ormonale. Infatti lo trovate spesso nelle barrette energetiche ed è veramente un prodotto naturale che è validissimo per lo sport da endurance. Io prima di una gara faccio sempre un po' di carico di questo olio di cocco che non serve, però mi trovo bene, insomma. Mi faccio i miei mappazzoni i giorni prima proteici, mettendo dentro anche olio di cocco per creare quello strato energetico che poi mi può servire, che mi può servire in gara. I grassi vegetali appunto sono a rapido utilizzo, non si depositano, sono grassi che fanno bene anche per che fanno bene, che non, sì, che fanno bene anche per, oltre alla produzione energetica, che sono più utilizzabili a livello metabolico, non creano quei problemi di colesterolo, che poi il colesterolo cattivo, chiamato cattivo, che invece è presente nei cibi animali. E quindi, ricapitolando, i vegani riescono a fare sport o endurance anche senza nessun problema, hanno tutte le proteine di cui hanno bisogno, hanno tutte le energie dei carboidrati di cui hanno bisogno, hanno tutte le energie dei grassi di cui hanno bisogno, non hanno carenze di ferro, non hanno carenze di vitamine, perché comunque le vitamine, i microelementi sono presenti in tutti gli alimenti, in quasi tutti gli alimenti, in proporzioni più o meno diverse. L'educazione alimentare che dovrebbe essere un qualcosa di tutti, permette di riuscire ad utilizzare gli alimenti al meglio, combinandoli al meglio per avere appunto le migliori interazioni tra di loro, anche nel riuscire ad estrarre, combinare al meglio e assimilare al meglio i microelementi, ad esempio le vitamine, sali minerali, ferro e via dicendo. Il associare alimenti in modo corretto permette anche di avere appunto quell'insieme di aminoacidi essenziali e delle vitamine, delle proteine chiamate proteine nobili. Grazie Manuel, molto interessante, prego. E ok, ora adesso è arrivato il momento anche per me di farmi questo risotto agli asparagi. Io non sono una persona che ci va molto leggero con il cibo. Mi piace mangiare, mi piacciono le cose sfiziose, e nei miei 10 anni vega non mi sento di aver rinunciato a nulla, anzi ho dato un valore in più a quello che è la mia alimentazione. E per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Se avete domande da farmi su questo argomento, adesso pubblicherò il video anche su Instagram TV e lo trovate lì. Se volete rivederlo, se avete domande, postatele nei commenti e vi risponderò il prima possibile. Ciao a tutti, buon weekend, buone vacanze per questo weekend di Pasqua. E
Io tra 5 giorni ormai sarò pronto, andrò a farmi la mia bella Tuscany Crossing di 160 km. Prima volta che affronto questa distanza, speriamo bene, incrociamo le dita e ciao a tutti.